ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो उमज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza. E il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro a lui i miei più umili e rispettosi omaggi. Nama Om. Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami, Iti Namine, Namaste Sarasvate Deve, Gauravani, Pracharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Paschatya, Deshatarine. Jai Shri Krishna, Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita, Gadadhar, Srivasadi, Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Grazie, grazie veramente di cuore per essere qui. Dunque, leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è. Capitolo terzo, intitolato Il Karma Yoga, i versi numero 6 e 7. Leggiamo insieme il 6. Karmendriyani Samyamya ya aste manasa smaram indriyartham vimudhatma mityacharaha sa uchate. Karmendriyani samyamya yaste manasasmaram indriyartan vimudatma mityacharah sa uchate.
Carmen Driani Samia Mia. Carmen Driani Samia Mia. Yaste Manasas Maran. Yaste Manasas Maran. Indriyartan Vimudhatma. Indriyartan Vimudhatma. Mityachara Savuchate. Mityachara Savuchate. Karmendriyani Samyamya. Karmendriyani Samyamya. Yaste Manasasmaran. Yaste Manasasmaran. Indriyartan Vimudhatma. Indriyartan Vimudhatma. Mityachara Savuchate. Mityachara Savuchate. Karmendriyani Samyamya. Karmendriyani Qualcun altro? Karma Indriyani. Karma Indriyani. I cinque organi sensoriali d'azione. I cinque organi sensoriali d'azione. Samyamya. Samyamya. Controllando. Controllando. Yah. Chiunque. Aste. Aste. Rimanga. Rimanga. Manasa. Manasa. Con la mente. Smaran, assorta, indriya artan, negli oggetti dei sensi, vimuta, stolto, atma, l'essere, mitya acharaha, simulatore, sah, egli. Uchate è chiamato. Traduzione, spiegazione di Sua Divina Grazia Bhai Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada chi? Jai. Qui è Krishna che parla. Chi reprime i sensi, però ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude e non è altro che un simulatore. Spiegazione. Numerosi sono i simulatori che rifiutano di impegnarsi nella coscienza di Krishna
e fingono di meditare, mentre in realtà pensano solo al piacere dei sensi. Propongono a volte aride filosofie per impressionare i loro sofisticati seguaci, ma secondo questo verso sono i peggiori imbroglioni. Se si desidera godere dei sensi, si può agire a piacere nel quadro sociale, ma se si vuole una graduale purificazione, occorre seguire i principi che regolano la particolare condizione in cui ciascuno si trova. Chiunque finga di essere uno yogi, quando in realtà cerca solo il godimento dei sensi, è un impostore anche se gli capita di parlare di filosofia. Il suo sapere è inutile, perché i frutti che ne deriva sono vanificati dall'energia illusoria del Signore. E siccome i suoi pensieri sono sempre impuri, la sua cosiddetta meditazione yoga non ha alcun valore. Rileggiamolo insieme. Chi reprime i sensi, ma ha la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude e non è altro che un simulatore. Tante volte Srila Prabhupada racconta di situazioni in cui lui si trovava in presenza di cosiddetti yogi, sedicenti yogi, che dicevano se stessi, chiamavano se stessi yogi, no? Sedicenti yogi, meditatori. Si trovava in presenza di questi cosiddetti yogi che meditavano, dicevano di meditare, e in realtà dopo un po' si rendeva conto che dormivano, perché russavano. Erano in silenzio, la cosiddetta meditazione silenziosa, proprio molto profonda, sonno molto profondo, yoga nidra. A volte capita anche ai devoti di addormentarsi, perché magari sono un po' stanchi. Però il devoto dice sì, effettivamente mi ero addormentato. E loro dicono, non stanchi? Sì, mi sa. Invece loro dicono, no, stiamo meditando, in realtà dormono. Perché non si può che finire col dormire se si è sempre immersi nella gratificazione dei sensi. Perché la gratificazione dei sensi, l'impostazione materiale della vita annoia, cioè la noia. Tutto il resto è noia, diceva, cantava uno, no? Sì. Perché se si è immersi sempre in questa meditazione, come fare? Questa è la filosofia. Questa è la filosofia di base. Ottenere sempre di più, ottenere sempre di più. Ora, per qualcuno ottenere di più può significare oggetti, gli ultimi ritrovati della tecnologia, per qualcun altro ottenere di più, accumulare di più può significare cultura, nozionistica, informazioni su questo, su quello, su quel popolo, su quell'arte, su quella corrente di pensiero, comunque. La filosofia di base è questo, accumulare con l'idea che grazie a questo accumulo, scusate, dicono che la liquirizia faccia, no? Faccia, invece a me va di traverso, viene la tosse, la fa venire la liquirizia. Dopo ci proviamo. Filosofia è questa, no? Più ho, più sarò felice. Che illusione, no? Gli vorrebbe dire che chi è più ricco del mondo è più felice di tutti. Se qualcuno ancora ci crede. Allora, questa è la filosofia di base. E questa annoia. Questa annoia. Perché non è la condizione naturale dell'essere vivente. Accumulare materia. L'essere vivente è un essere spirituale e accumulare materia, l'accumulo di materia produce esattamente l'opposto, il risultato opposto, l'appesantimento, appunto, l'appesantimento. Allora, se si desidera godere dei sensi, tanto vale dirlo e
i Veda offrono tutta una gamma di attività, tutta una gamma di attività che possono impegnare l'individuo in una certa gratificazione dei sensi. Gratificazione dei sensi regolata, è detto, è definita. I Veda sono delle sezioni nei Veda che ti permettono di fare questo. Però in maniera regolata, al fine di purificarti, per esempio. La prima che mi viene in mente è la carne. Voglio mangiare la carne, va bene, dicono i Veda, puoi mangiarla la carne. Però non carne di mucca, ecco, iniziano subito le restrizioni, no? Va bene, vuoi mangiare la carne, va bene. Allora, no, però devi mangiare la carne di animali definiti inferiori alla mucca, come per esempio la capra, carne di capra. A me non piace, capito. E queste sono le regole. Vuoi mangiare la carne, mangia la carne di capra. Però non è che vai dal macellaio o vai in un mattatoio, mi dia 3 etti di capra. Non così. Devi crescerla tu, allevarla e con le tue stesse mani ucciderla. Se ce la fai. E bravo Aldo. E poi, infatti è una tortura, e poi la devi offrire alla Dea Kali. E mentre la offri alla Dea Kali, devi offrire questa preghiera anche alla capra, questa promessa alla capra in presenza della, diciamo, dell'immagine della Dea Kali, del pensiero, della meditazione su Kali. La preghiera più o meno è questa. Scusami, caro essere vivente, se adesso sto intervenendo sulla tua vita, togliendotela, praticamente strappandoti da questo corpo. Non posso fare a meno di mangiare la carne, le carni del tuo corpo, però questo lo faccio consapevole del fatto che nella prossima vita sarai tu a mangiare me, in queste stesse condizioni. Ora, no? Più o meno era così, no? È una tortura psicologica, sì, come il Kama Sutra. Il Kama Sutra, uno pensa che sia wow, no? E adesso ci vado dentro con il liscio, invece no, non è. Il Kama Sutra è tutta una serie di posizioni praticamente impossibili da attuare, le quali hanno lo scopo di farci giungere alla frustrazione e quindi al disgusto. Per questo è nato il Kama Sutra, una sezione del Kama Sutra, quella delle posizioni. Quindi vuoi godere sessualmente, va bene, ma in maniera regolata, al fine della purificazione. Purificazione dei sensi, della mente e dell'intelligenza. Sì. Quindi chiunque finga di essere uno yogi, dice Srila Prabhupada in questa spiegazione, quando in realtà cerca solo il godimento dei sensi, è un impostore. Anche se gli capita di parlare di filosofia. Allora, aspetta che c'è un microfono, aspetta, eh? No, per internet, io ti sento, anche loro ti sentono, per internet. No, mi incuriosiva il fatto del discorso della carne, cioè a parte la mucca, ma solo a parte la capra, che poi la capra trovarla qui in Occidente non è che... Ma qualsiasi altro animale va bene, per esempio le galline, i conigli. Guarda, io ho sempre letto della capra. Vabbè, quella è una cosa. Comunque, antica. Animali inferiori. No, no, animali inferiori. Sì, dire. Non la mucca comunque. Comunque, a parte la mucca, qualsiasi altro animale. Non so dirti nello specifico, so che Prabhupada fa spesso questo esempio della capra, non so, tu ti ricordi qualche altro. So che per animali inferiori si intendono anche, per esempio, bufali. Sono considerati inferiori alla mucca, per esempio. Qui bufali. Beh, ci sono le pecore, però dico, ma perché ci stai pensando? Che... ci stai meditando su, toglimi la curiosità. Se a parte la mucca... Aspetta che ti inquadro affinché tutti possano vedere questo, l'artefice questo di questo... stolto che... questo mangiatore di capre... Si chiama Aldo. No, ero curioso di sapere. Toglietegli il microfono. No, scherzo, dimmi. Se tutti gli altri animali, al di là della mucca, sono tutti animali inferiori. Allora, sì, la mucca, allora sì, diciamo che la mucca è considerata sacra, proprio perché una, è preoccupata, spiega,
è una delle manifestazioni più lampanti della misericordia di Krishna. Perché entra erba, esce latte. E com'è possibile questo? Latte, intendiamo una quantità di latte superiore al fabbisogno del vitello. È proprio un regalo di Krishna. E dal latte si possono fare tanti alimenti meravigliosi. Burro, il ghee, lo yogurt. Si può fare, sì. Quindi deduco che gli altri siano inferiori, insomma, a questo. Ok. Allora, volevi dire qualche cosa, Flavio? Avevi la ruga di qualcuno, di quando c'è qualcosa da... quando qualcuno ha qualcosa da dire. Allora, verso successivo. Verso 7. Yas findriya ni manasa niyam yara bhatirjuna karmendriya i karma yogam asakta savishishate. D'altra parte, o Arjuna, quindi, verso prima è chi reprime i sensi, ma la mente ancora legata agli oggetti dei sensi, certamente si illude e non è altro che un simulatore. D'altra parte, verso 7, d'altra parte, o Arjuna, chi cerca sinceramente di controllare i sensi con l'aiuto della mente e si impegna senza attaccamento alla pratica del karma yoga, la coscienza di Krishna, è di gran lunga superiore. Rileggiamolo insieme. D'altra parte, o Arjuna, chi cerca sinceramente di controllare i sensi con l'aiuto della mente e si impegna senza attaccamento nella pratica del karma yoga, la coscienza di Krishna è di gran lunga superiore. Spiegazione. Invece di diventare un sedicente spiritualista per condurre una vita dissoluta, è molto meglio mantenere la propria occupazione e cercare nel contempo di raggiungere il fine dell'esistenza, cioè liberarsi dai legami della materia per entrare nel regno di Dio. Che bella, bel precetto teso a ispirare sobrietà, eh? Invece di diventare un sedicente spiritualista, quindi un simulatore che si illude per condurre una vita dissoluta, poi in ultima analisi, perché se non sono a quel livello lì, quanto potrò reggere questa farsa, questa, come si dice, pantomima, questa farsa, questa commedia, questa tragicommedia, questa tragedia, quanto tempo potrò reggerla, no? Questa maschera? È molto meglio mantenere la propria occupazione e cercare nel contempo di raggiungere il fine dell'esistenza, cioè liberarsi dai legami della materia per entrare nel regno di Dio. Questo è il fine dell'esistenza. Può essere mai il fine dell'esistenza morire? Cioè fare tutta una serie di cose le quali non mi illuminano minimamente sul mistero della morte, e che comunque tutte finiranno, andranno a infrangersi contro quel momento lì? È possibile mai che il fine della vita sia la morte? Se ci riflettiamo, è possibile mai che il fine della vita sia giungere a vivere fino alla morte? Non ci pensiamo. Non è sempre stai a pensare alla morte tu, viviti la vita. Ho capito, ma poi c'è la morte, e come la mettiamo? Possibile mai che il fine della vita sia vivere fino alla morte facendo finta che non ci sia? Non è che va temuta, poiché è inevitabile, va affrontata. Un vecchio proverbio dice: gli stolti temono ciò che è inevitabile. Non va temuta e quindi rimossa, che tanto non puoi rimuoverlo, puoi rimuoverne il pensiero, fare... Diciamo che tutta la società ci insegna a sviluppare la mentalità del coniglio o dello struzzo. Arriva il pericolo, c'è un testa sotto la sabbia, se non lo vedo non c'è. Sì, però poi lo senti. Puoi evitarlo, puoi evitare di vedere, puoi evitare di pensarci, puoi evitare di incontrare persone che ne parlano.
ma poi alla fine arriva. E come la mettiamo? Non va negata, non va temuta, va affrontato il discorso e va affrontata la morte, nel vero senso della parola. Altrimenti siamo da considerarci sciocchi di prima o seconda categoria, dipende. Sapete, no? La differenza, la ricordate la differenza tra sciocco di prima categoria e sciocco di seconda categoria? Sciocco di prima categoria è quello il quale dice sciocchezze. Sciocco di seconda categoria il quale, con il quale entusiasticamente va a seguire le orme dello sciocco di prima categoria. Quello, liberarsi, l'ho detto qua, liberarsi dai legami della materia per entrare nel regno di Dio, risolvere il problema della morte. Quello è lo scopo dell'esistenza. Quindi, grazie che mi hai riportato sul punto, quindi noi dovremmo in realtà, se questo è lo scopo della vita e mi sembra la cosa più ovvia, se ci pensiamo, al di là della religione, al di là della propria estrazione, della propria cultura, del proprio background, retroterra culturale, che ci importa? Tanto la morte bussa al tugurio del povero come al castello del re, si dice, no? Allora, affrontiamolo questo discorso, no? Affrontiamolo questo discorso. Va risolto, quello è il fine dell'esistenza. Ok, e cosa significa risolvere la morte? Forse come cercano di fare i non spiritualisti, i materialisti, che cercano di sconfiggere la morte approfondendo la scienza materialistica del corpo, la medicina. Qual è lo scopo della medicina? Migliorare e allungare la vita. E differirla. E differire è tipico di chi non vuole una certa cosa. Invece no, la morte quando arriva, arriva, va affrontata. Ma non in quel modo lì. Non puoi allontanarla sempre più in là, sempre più in là, sempre più in là, non ci pensiamo, allunghiamo la vita. Allora, se potessero allungare, se potessero decidere loro, i ricercatori della scienza, se potessero aumentarla, cioè mettere, di quanto la allungherebbero, di quanto? E poi, però poi arriva comunque la morte, quindi per sempre, quindi l'eternità, quindi come possiamo notare questa semplice elaborazione, tutti quanti stiamo cercando l'eternità, ma siamo sicuri di trovarla in quello che stiamo facendo, nelle azioni quotidiane, nelle nostre azioni quotidiane? Siamo sicuri che stiamo seminando per raccogliere quello? Andiamo a vedere, no? Allora, questo è il fine dell'esistenza, liberarsi dai legami della materia per entrare nel regno di Dio. Il primo traguardo, Svartagati, in cui risiede l'interesse di ogni individuo, è raggiungere Vishnu. Vishnu e Krishna sono sinonimi, diciamo, Vishnu e Krishna. E l'istituzione del Varnashram Dharma si propone di aiutarci in questo senso. Anche chi vive in famiglia può arrivarci se si impegna nel servizio di devozione seguendo le regole della coscienza di Krishna. Per realizzare la propria identità spirituale si deve vivere in modo regolato, come prescrivono gli Shastra, le scritture vediche. Bisogna vivere in maniera regolata e continuare a compiere i propri doveri in uno spirito di distacco. Distacco. Perché abbiamo detto qual è la filosofia che pervade il mondo intero? Agire per ottenere un risultato. Lavoro, agisco, produco per poi godere di questo frutto. E quello ci lega ancora di più a questo mondo materiale. Questa è proprio l'arte dell'agire, invece. La Bhagavad Gita ci insegna l'arte dell'agire, non è una religione la Bhagavad Gita. Dovremmo capirlo sempre di più. Sempre di più, non è una religione, non è un'altra religione, non è la religione più antica di tutte. La coscienza di Krishna insegna l'arte dell'agire, perché la coscienza di Krishna è la nostra coscienza originale,
originaria. In quanto esseri viventi, noi siamo coscienti, consapevoli, perfettamente consapevoli della fonte, della sorgente della vita, da cui emaniamo anche noi, da cui emana e promana tutto quello che esiste. E di conseguenza diventiamo coscienti anche della natura del legame tra noi, ognuno di noi, e questa sorgente suprema da cui emana tutto quello che esiste. Questa è la coscienza di Krishna, non è una religione, non è un'altra religione, non è un metodo di purificazione, non è una filosofia di vita, non è uno stile di vita, non è un sincretismo, non è un purpurri della nuova era, della nuova età o della new age, che prende un po' di qua, un po' di là, assembla ed esce fuori la coscienza di Krishna. No, non è questa la coscienza di Krishna. La persona sincera che intraprende questo percorso progredisce gradualmente e sarà sempre di gran lunga superiore all'impostore che col suo spiritualismo di facciata approfitta di un pubblico innocente. Un sincero spazzino di strada, sincero spazzino di strada, è mille volte meglio di un falso spiritualista che dà spettacolo per guadagnarsi da vivere. Un sincero, però la chiave è sincero, eh? Poi può essere uno spazzino, può essere un avvocato, può essere un qualunque cosa. Un sincero spazzino di strada è mille volte meglio di un falso spiritualista che dà spettacolo per guadagnarsi da vivere. Bella quella storia, quella storia che Prabhupada racconta della prostituta e del brahmana. La prostituta del brahmana. Te l'è venuta in mente anche? E, brahmana, per brahmana si intende il sacerdote vedico, colui il quale esegue sempre adorazioni a Vishnu, è sempre impegnato a servire Vishnu sull'altare, brahmana, no? I sacrifici vedici. L'abitazione, il tempietto di questo brahmana, poi scopriremo, non proprio fisso nella sua meditazione, non proprio, come la chiama qui, Manasmaran? Sì, Manasasmaran, mente fissa nell'adorazione, smaran, nel ricordo di Krishna. Non aveva proprio la mente completamente fissa nell'adorazione a Vishnu, in quello che stava facendo. Sua intelligenza si disperdeva, la sua attenzione era rapita da cosa? Da una prostituta che alloggiava di fronte alla sua abitazione. E lui riusciva a vedere l'abitazione di questa prostituta perché le due finestre erano contigue, come si dice? Prospicenti, grazie, prospicenti. E lui vedeva, era lì che adorava, recitava i mantra vedici, intanto guardava e vedeva, eccone un altro, eccone entrato un altro, giovane questo però, eh. Dopo un'ora, ecco la nostra, intanto adorava, faccio questo segno, questo gesto, perché avete visto, no? Quando si offrono gli articoli, si girano sette volte intorno alla divinità, no? Offriva l'acqua del Gange, e offriva le foglie di tulasi sull'altare, e offriva questo, e offriva quello, gli stoppini di ghee, le fiamme, l'acqua, abbiamo detto. Eccola là, la nostra lavoratrice, il lavoro più antico del mondo. Hai visto? Insomma, la mente stava sempre lì, sempre lì. Ma proiettiamoci nella stanza della prostituta. Cosa pensava la prostituta? Mentre lavorava ed eseguiva, diciamo, i suoi seri. Cosa pensava? Perché anche lei, a sua volta, vedeva le attività del brahmana dalla sua finestra. Pensava come fortunato, che santo quel brahmana. Vorrei proprio essere, avere un briciolo della sua santità, della sua purezza, invece io costretta qui a lavorare, e vedeva che offrivano vari articoli alla divinità. Che fortunato, che santo. E lo glorificava nella mente, offriva i suoi omaggi nella mente a questo santo brahmana. Arriva il momento della morte per tutte e due. Contemporaneamente arrivò la morte?
non ricordo qual era, arrivò contemporaneamente la morte per entrambi. Per entrambi. Dal Brahmana, indovinate un po' chi andò? Chi andò? Yamaduta. Yamaduta sono gli emissari di Yamaraj, torturatori, gli scagnozzi di Yamaraj, che prendono l'anima, la legano con delle corde e la trascinano nei pianeti inferiori infernali. La trascinano alla corte di Yamaraj, in quale poi la destinerà in uno specifico inferno, dove dovrà subire determinate pene espiatorie, ovviamente. Il Brahmana, basito, no, completamente sorpreso da questa visita. Non dovete venire da me. È lì che dovete, avete sbagliato stanza, avete sbagliato porta. Non è da me che dovevate venire, dovete andare. È lì, eccola lì, andate da lì, da quella lì. Io invece sono un Brahmana. No, no, signore. Mi ha detto lì Yamaduta. No, no, siamo venuti a prendere proprio lei. E gli motivarono. Perché? Glielo spiegarono. Invece da prostituta andarono? I Vishnuduta? I Vishnuduta, ovvio. E lei completamente, come dire, sorpresa, anche lei. No, forse avete sbagliato, non è lì che dovete andare, da quel santo, io sono una prostituta. Allora, vediamo, no? Sincero, meglio un sincero spazzino di strada, mille volte meglio, ma sincero, di un falso spiritualista che dà spettacolo per guadagnarsi da vivere. Stava dando spettacolo, stava simulando questo Brahmana. E Krishna in qualche maniera gliela deve dare la lezione. In qualche maniera glielo deve far capire che stava simulando, che stava comportandosi da impostore, da ciarlatano. Comunque, qui c'è un punto importante che vorrei enfatizzare. Anche chi vive in famiglia può arrivarci. Dove? A raggiungere Vishnu. Anche chi vive in famiglia. Qui la maggior parte degli astanti vivono in famiglia. Quindi, diciamo, posti come questi e occasioni come queste hanno proprio lo scopo, sono tese proprio a mostrare come è possibile avanzare nella coscienza di Krishna, nutrire veramente l'anima, come nutrire veramente l'anima nella quotidianità, nella vita di tutti i giorni. Come fare ad avanzare nella coscienza di Krishna, anche se viviamo all'esterno di una comunità o di un tempio, come torno a dire nella maggior parte degli astanti, nel caso della maggior parte degli astanti. Perché c'è una regola principale, una regola fondamentale da seguire, da tenere a mente, che la propria crescita esistenziale, ovvero lo sviluppo, il risveglio della propria coscienza di Krishna, anche parlare di sviluppo effettivamente non è qualcosa che si sviluppa, la coscienza di Krishna già c'è. Dicevamo l'altro giorno, il maestro spirituale cosa fa? Porta alla luce ciò che è già presente dentro. Trascendentale arte ostetricia o arte ostetrica, maieutica. Risveglia, sì, risveglia ciò che è già presente. Crescita esistenziale potremmo chiamarla, no? Una crescita esistenziale. Rendermi conto di chi sono veramente, sono un'anima spirituale, avente una specifica relazione con Krishna, specifica, ognuno ne ha una. E non ci sono duplicati, non ce ne sono. Da cosa dipende questa crescita esistenziale, questo risveglio della coscienza di Krishna? Da come noi eseguiamo i principi del Bhakti Yoga. In che misura noi li applichiamo? Da come e da quanto, in altre parole. Da come e da quanto io mi impegno a eseguire i principi del Bhakti Yoga. Durante qualunque attività. In qualunque attività io mi trovi, in qualunque attività, in qualunque condizione, in qualunque situazione, come e quanto sto eseguendo, mettendo in pratica i principi del Bhakti Yoga, da quello dipende la mia crescita esistenziale. Ovvio, ovvio che vivendo con i devoti, perlomeno a stretto contatto con i devoti, tutto diventa più facile.
Però se si è determinati ad avanzare in coscienza di Krishna, questa parola adesso la spieghiamo. Adesso la approfondiamo i significati profondi della parola determinazione. Cosa significa determinazione? Ma se siamo determinati, si può raggiungere la meta finale, svartagati, svartagati Vishnum, ossia raggiungere la realizzazione spirituale, raggiungere la coscienza di Vishnu, la coscienza di Krishna. Determinazione. E si può anche raggiungere l'iniziazione, pur rimanendo a casa, nella propria casa. E certo, in quel caso lì la nostra casa sarà diventata un tempio, ovviamente. Possiamo aspirare anche all'iniziazione, vivendo anche a casa. E infatti, a proposito di questo, proprio in un incontro con il mio maestro spirituale, il giorno stesso della mia iniziazione, dopo la cerimonia del fuoco, dopo l'iniziazione, e il mio maestro spirituale mi spiegò che dobbiamo essere determinati. E ha decodificato questo concetto di determinazione, perché se adesso chiediamo a tutti cos'è secondo te determinazione, cos'è secondo te determinazione, ognuno ha la sua opinione. Ognuno ha la sua idea, il suo concetto, sulla base di quello che lui vuole ottenere, ovviamente, no? Sulla base di quello. Mi ha spiegato cosa significa determinazione, in accordo con l'Upadeshamrita, ecco perché è un testo fondamentale l'Upadeshamrita, il nettare dell'istruzione, visto come pratica, estremamente pratica, l'Upadeshamrita. In accordo con l'Upadeshamrita, col nettare dell'istruzione, sei principi insieme rappresentano la determinazione. Io sarò determinato nella misura in cui mi impegnerò in questi sei principi favorevoli allo sviluppo della pura coscienza di Krishna, intendo. E quali sono? Utsaham nischaya dhairyat tat karma pravartanat sangatyaga satovritte shabdir bhaktir prasidyati. Questi sei principi favorevoli, bhaktir prasidati, risvegliano la bhakti, il puro bhakti. Allora, la pura bhakti, il puro amore per Krishna. Allora, quali sono? Utsaham significa entusiasmo. Entusiasmo, primo principio favorevole, entusiasmo, sforzarsi con intelligenza, ma nella coscienza di Krishna, in quello che facciamo. Chiaro. Tutti quanti ci sforziamo con intelligenza nel far qualcosa, ma sforzarsi con intelligenza nella coscienza di Krishna, che significa? Krishna Artakila Cesta significa che ogni azione che svolgi, la esegui per far piacere a Krishna. Questo significa Utsaham. Qualunque cosa faccio, lo faccio per Krishna. Ovvio, c'è bisogno di sapere cosa Krishna vuole, qual è il desiderio di Krishna, cosa si aspetta Krishna da me, perché Krishna vuole che io faccia una determinata cosa, perché Krishna vuole che io agisca in una specifica maniera piuttosto che in un'altra. Ecco il maestro spirituale. Maestro spirituale. Diksha Vidana. Diksha Vidana è definita l'iniziazione spirituale, cioè il metodo autentico che ci permette di ottenere la conoscenza trascendentale. Diksha Vidana, ovvero sapere cosa Krishna piace. Tutta la conoscenza è tesa a questo semplice scopo, semplice e naturale, sapere cosa Krishna desidera da noi. Questa è conoscenza. Questo è lo scopo della conoscenza, soddisfare Krishna. Perché se lo soddisfiamo lo conosciamo sempre meglio. E conoscerlo sempre meglio significa poter avere più possibilità di soddisfarlo. Questo significa utsaham, sforzarsi con intelligenza nella coscienza di Krishna, entusiasmo. Utsaham nischaya dhairyat, entusiasmo, fiducia. Fiducia. Bisogna avere fiducia, questo è un altro principio favorevole, che insieme a utsaham e agli altri quattro che seguono, sono determinazione. Allora, nischayat, fiducia. Bisogna avere fiducia.
fede, anche fede. Alcuni pensano che la fede sia un dono. Chi ce l'ha è fortunato, e chi non ce l'ha, eh? Com'è chi non ce l'ha? Se chi ce l'ha è fortunato, ha ricevuto questo dono da Dio. Chi non ce l'ha, com'è? Sfortunato, poveretto, sfortunato, questo non ha, io non ho il dono della fede. Io non ho il dono della fede, quindi sono sfortunato, e pazienza, poi quando me la vorrà dare, colpa di Dio se non ho il dono, se la fede è un dono di Dio, colpa sua se io non ce l'ho, giusto? Se è un dono, un regalo, no? Gratuito. No, la fiducia, diciamo, chi dice questo, questa è la propaganda delle persone non sincere, che in realtà non vogliono impegnarsi nella vita spirituale, vogliono tutto a buon mercato, vogliono le cose semplici, facili. Non mi ha dato questo dono della fede, quindi quando me lo darà io sarò pronto, adesso non ce l'ho perché è un dono. Invece no, la fede, la fiducia, la fede è una parte costituzionale dell'anima, fa parte proprio di noi stessi, tanto è vero che non possiamo fare a meno di fidarci, proprio perché siamo piccoli, no? Proprio perché siamo piccoli, 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 piccoli nell'universo, dobbiamo per forza affidarci a qualcuno o a qualcosa, per forza. Vera fiducia è quando noi riponiamo la nostra fede, il nostro tempo, le nostre speranze, tutto quanto, le nostre energie, tutta la nostra vita in Krishna. Comunque dovremmo darla a qualcuno la nostra fiducia, comunque. Non possiamo tenercela per noi stessi. Dobbiamo darla a qualcuno la fiducia, che siamo dipendenti per natura. Vera fiducia, la massima espressione della fiducia, la perfetta espressione della fiducia è quando noi la rimettiamo nelle mani di Krishna, Dio, la persona suprema. Dhairyat, terzo principio favorevole, che insieme allo sforzo con intelligenza nella coscienza di Krishna e alla fiducia che sì, questo metodo è quello giusto. Ci vuole quello anche, questa fiducia, questa fede. Dhairyat, pazienza. Prabhupada fa l'esempio della coppia, giovane coppia, prima notte di nozze, si uniscono per ottenere un figlio, la mattina dopo la donna dice, e dov'è? Dov'è il figlio? Bisogna aspettare. Quanto? 9 mesi, più o meno. Pazienza, abbi pazienza. Fiducia e sforzati con entusiasmo. Quarto principio favorevole, tat karma, prabhartanat, tat karma significa impegnarsi in quelle attività che sono favorevoli al risveglio della coscienza di Krishna, quindi qualcosa di pratico, cioè fondamentalmente cosa abbiamo? Shravanam, kirtanam, ascoltare di Krishna, e parlare di Krishna e recitare i santi nomi di Krishna, ascoltare a riguardo di Krishna e parlare di Krishna e recitare e cantare i santi nomi di Krishna. Così noi impegniamo la nostra lingua, impegniamo la nostra capacità di parlare, di esporre, spiegare, condividere, usiamola per parlare della coscienza di Krishna. Questo risvegliere, e quindi per poter parlare bisogna prima ascoltare, quindi c'è una fase in cui uno ascolta, legge, ascolta e poi condivide. Sangatyagat, altro principio favorevole, quinto. Sangatyagat significa evitare la compagnia di coloro i quali non sono interessanti alla vita spirituale, sono interessati soltanto a parlare delle cose di questo mondo, dal gossip alla cosiddetta cultura. Tutte le situazioni che si trovano in mezzo, tra questi due estremi, gossip, evitare. Evitare non significa chiudersi in una teca o chiudersi in una bolla di vetro, rinchiudersi in un bunker
e tagliare i ponti con tutte le persone con le quali relazionavamo fino a poco prima di apprendere questa informazione. No, non significa questo. Significa evitare di esporsi eccessivamente, più del necessario, se ci lavoro, se sono costretto a lavorarci, altri frangenti inevitabili, evitare di esporsi a queste vibrazioni sonore, a questi discorsi mondani che glorificano la filosofia del più avrò, più sarò felice. Evitare tutto questo tipo di discorsi, evitare questo ascolto, questo approfondimento, quello significa evitare le persone materialistiche. Di contro, sattovritte, ultimo principio favorevole, sattovritte significa seguire le orme degli acharya, dei maestri spirituali, dei predecessori, praticamente. Cercare di metterle in pratica, ascoltare i loro discorsi, ascoltare cosa hanno da dirci. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati iniziò una rivista, di cui purtroppo non ricordo il nome, non ho molta memoria per queste cose. Una rivista credo fosse bisettimanale, se qualcuno magari in linea o qui se lo ricorda, può scriverlo, dircelo. Comunque il senso era questo. Questa rivista parlava di argomenti spirituali, un po' come il Back to Godhead, un po' come il ritorno a Krishna, no? Allora un amico di Srila Bhaktisiddhanta, un conoscente, si complimentò con lui, però gli manifestò la sua meraviglia. Com'è possibile produrre una rivista che parla di argomenti spirituali una volta ogni 2 settimane? Com'è possibile? Che avrete mai da dire? Perché uno pensa che il mondo spirituale sia vuoto, a parte che molti spiritualisti proclamano proprio questo: verità assoluta, il nulla, il vuoto, nirvana, nirvishesha, shunyavadi. A parte questo, ma anche chi si avvale dell'idea, del concetto, fame? Toccava la pancia, oppure body language, taglia, c'ho fame, no, taglia corto. E anche che si avvale del concetto di vita, di mondo spirituale, di paradiso, però poi non è che si hanno molte informazioni riguardo a questo mondo, alle attività che si svolgono in questo mondo spirituale, quindi si può dire tranquillamente che sembrerebbe questo mondo spirituale vuoto, senza attività. Allora, questo conoscente, dice la Bhaktisiddhanta, diceva: ma com'è possibile? Una rivista che parla di conoscenza spirituale, del mondo spirituale ogni 2 settimane. Srila Bhaktisiddhanta gli fece notare che anche in una piccola città come Calcutta, piccola rispetto al pianeta intero, o all'India intera, al pianeta intero, all'universo intero, ogni giorno c'erano 15 quotidiani sulle notizie di Calcutta o di una qualunque città. Bene, per quanto riguarda il mondo spirituale, che ricopre i 3/4 dell'esistenza intera, della totalità, del quadro totale della realtà, per quanto riguarda la vita spirituale, potremmo produrre un giornale al secondo, per quante notizie potremmo dare concernenti il mondo spirituale. La vita spirituale è attiva. È attiva la vita spirituale. Perché stavo raccontando questo del mondo spirituale? Vabbè. Sì, giusto. Sattovritte, sì. Grazie. Questa è determinazione. Grazie. Questa è determinazione. Tutti questi 6 principi insieme. Perché l'ultimo principio è sattovritte. Seguire le... ascoltare dalle guide spirituali, ascoltare dai maestri spirituali precedenti. Srila Prabhupada cosa fa? Colgo l'occasione per continuare un po' anche una risposta a Mataji Dhyana, diceva: ma soltanto Srila Prabhupada è da considerarsi lo Shiksha Guru fondamentale, non Srila Bhaktisiddhanta? Beh, Srila Prabhupada non ha fatto altro che portarci gli insegnamenti di Krishna,
sulla base delle realizzazioni spirituali degli acharya precedenti e anche del suo maestro spirituale. Quindi in realtà quando noi ascoltiamo Srila Prabhupada stiamo ascoltando Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Gaura Kishora Das Babaji, Srila Jagannath Das Babaji, Sri Goswami di Vrindavana, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu e tutti quanti gli anelli della catena disciplica. Stiamo proprio ascoltando tutti, ascoltando le parole di Srila Prabhupada. Sato Vritti. Se li mettiamo in pratica, stiamo seguendo le orme degli acharya precedenti. Messe insieme queste sei cose, poi se, chi ha l'Upa Deshamrita, chi può andarla a rivedere a casa, questa sequenza di principi favorevoli, chi non ce l'ha può prenderla e approfondirla a sua volta, è fondamentale veramente. Allora, questa è determinazione. Se siamo determinati, allora che differenza c'è? Casa, vivo in una casa, vivo in un tempio, qual è il problema? Puoi trasformare il tuo luogo in Vaikunta, il luogo, la tua dimora in Vaikunta, luogo dove non esistono le ansietà, o in un tempio, che è un po' un sinonimo di Vaikunta, si dice in sanscrito mandira, mandira, manas dira, mente controllata, mente serena. Dira, mente sobria, mente equilibrata. Quando la mente è equilibrata? Quando è posta, concentrata, fissa sui piedi di loto di Krishna, sul servizio a Krishna. Servizio richiama il concetto di attività. Anche la vita materiale significa veramente attività. E vita spirituale anche, significa attività, vivere significa agire, attività, fare qualcosa, soltanto che vita materiale significa attività arbitraria, attività capricciosa. Vita spirituale significa una vita regolata dagli insegnamenti delle scritture sotto la guida esperta di un maestro spirituale. Le istruzioni delle scritture vengono tradotte dal maestro spirituale e dai sadhu, dai Vaishnava, dai devoti, in impieghi pratici per noi. Il maestro spirituale e i devoti prendono le istruzioni delle scritture e le traducono in un impiego, in un impegno pratico per noi. E noi a nostra volta cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tradurre questo impiego datoci, accordatoci, in attività pratica al servizio di Guru, Krishna e Vaishnava, al servizio del maestro spirituale, dei devoti e in ultima analisi di Krishna. Ecco, come dicevamo prima, attività spirituale significa distacco dal frutto delle nostre azioni. Non sto facendo questa specifica attività devozionale così io poi posso goderne a vari livelli. Generalmente tutti quanti in questo mondo cosa cerchiamo? Adorazione, distinzione, profitto. Vogliamo essere glorificati? Che bravo, come sei stato bravo, come se questo, come se quello. Distinzione, sei stato più bravo di lui. Profitto, essere promossi, premiati, pagati, tutti questo vogliamo. E pensiamo che quello sia la felicità, che continuando a conseguire un successo dietro l'altro, io potrò essere felice. Grande sforzo per qualcosa che poi invece si rivela veramente, veramente piccolo, poco importante. Quindi questo è lo scopo. Perché viene sempre. Non è che, diciamo, i devoti di Krishna abbiano qualche problema con la passione, col raggio guna, col rajas, perché parlano sempre di attività, di azione, agire, servire, fare. Non è che i devoti abbiano un qualche problema col raggio guna, che vogliono, debbono sempre fare qualcosa perché sennò sono influenzati dal guna della passione, devono sempre ottenere un risultato. Sì, vabbè, poi lo danno a Krishna, però la coscienza di Krishna è fatta per quelle persone che sono in passione, perché debbono sempre fare qualcosa. Invece poi ci sono altri metodi altrettanto validi
concepiti per coloro i quali invece sono in shanti, pace, che sono più meditativi, è uguale, tanto yatamata tatapata, qualunque sentiero tu percorri e ottieni lo stesso risultato, si dice, no? Sto ironizzando, ovviamente, no? Non ha senso quello che ho detto. Attività. Viene sempre enfatizzato dalla Bhagavad Gita, mica dai devoti di Krishna. I devoti di Krishna ripetono. Viene sempre enfatizzato dalla Bhagavad Gita, dallo Srimad Bhagavatam, tutte le scritture vediche, tutte le scritture autentiche, enfatizzano l'aspetto attivo della spiritualità, perché Krishna afferma che lo si può conoscere, ovvero si può conoscere la verità, verità, la verità assoluta, la si può conoscere soltanto col servizio di devozione. E servizio significa qualcosa di pratico, qualcosa di attivo, fare qualcosa per soddisfare qualcun altro. In questo caso Krishna dice, vuoi conoscere le cose così come sono nella verità, tattvataha, nella realtà? Bhakti amama bijanati yavan yashchasmi tattvataha. Soltanto, in verità, soltanto col servizio di devozione si può conoscere me, il Signore Supremo, così come sono. E quando si diventa pienamente coscienti di me, grazie a questa devozione, grazie a questa attività pratica al mio servizio, si può vishate tadanantaram, si può entrare nel mondo spirituale. Però grazie all'azione pratica. Il semplice sviluppo della conoscenza teorica non ci sarà veramente di alcun aiuto. Ci può portare vicini, 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 ma essere vicini non significa raggiungere l'obiettivo. Se non lo raggiungo, che differenza c'è fra me, che sono vicino, molto vicino, e qualcuno che è molto lontano? Che differenza c'è? Se poi non la raggiungo, se poi non l'afferro, se poi non la comprendo, se poi non l'abbraccio, se poi non entro in contatto diretto, che differenza c'è? Premio di consolazione proprio, ma non mi sento molto consolato però. Perché l'anima è attiva per natura, ecco perché si enfatizza l'attività pratica, il servizio di devozione, l'attività pratica, perché l'anima è attiva per natura, è attività uguale, possiamo farci questo schema, attività uguale servizio. Agire significa servire. Si possono fare tanti esempi, magari non c'è tempo. E questa intuizione che attività uguale servire, attività uguale servizio, quindi agire uguale servire, questa intuizione viene talvolta indovinata, diciamo percepita dall'anima condizionata in questo mondo materiale. Purtroppo però questa intuizione, questo è un punto fondamentale, è spiegato molto bene nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam, che agire significhi servire, viene talvolta intuita, percepita questa verità dall'anima condizionata in questo mondo. Però purtroppo cosa succede? Purtroppo questa intuizione, chiamiamola così perché non è proprio una vera e propria comprensione, capiremo perché, questa intuizione, poiché scaturisce dalla mente incolta e non coltivata, dalla mente incolta di individui, dall'intelligenza debole, si traduce come questa intuizione? Sì, agire uguale servire. Come si traduce, poiché non c'è la vera cultura spirituale, come si traduce? In una qualche forma di filantropia, di umanitarismo, socialismo, comunismo, faccio del bene in questo modo, faccio del bene in quest'altro modo, è intuita. Però poi, poiché non c'è la vera conoscenza, viene tradotta in queste forme surrogate, succedanee di servizio, che veramente non possono dare felicità né a chi compie queste attività altruistiche, né a chi le riceve. Se la foglia ha bisogno dell'acqua ricevuta dalla radice, e io invece gliela do direttamente, forse può ottenere un qualche sollievo momentaneo, perché la posso lavare così, la posso lavare da polvere e detriti che possono esservi sì accumulati, ma non ottiene linfa vitale. Muore la foglia, perché l'acqua va data alla radice, quello è il metodo. E quindi la foglia non sarà contenta, diciamo, non sarà felice e soddisfatta. Io, il filantropo,
il sedicente giardiniere in questo caso, non sarò soddisfatto perché vedo che la foglia muore, perché la soddisfazione del filantropo, dell'umanitarista, dell'amico dell'umanità, in cosa consiste? Nel vedere che i suoi sforzi vanno a buon fine, nel vedere che i destinatari dei suoi sforzi sono felici, soddisfatti, i loro problemi sono risolti e lui è felice a sua volta. Ma poiché questi problemi non possono essere risolti in questa maniera qui, io non sarò neanche felice e le persone destinatarie dei miei sforzi, poiché non otterranno quello che cercano, la vera felicità, e saranno anche loro insoddisfatti. In altre parole, questa tendenza ad aiutare il prossimo in questo modo, ovvero a livello familiare, a livello di società, anche a livello di umanità intera, e non darà veramente mai soddisfazione né a noi né agli altri, perché la vera espressione del servizio è quella del servizio, la perfetta espressione del servire è quando questo servizio è rivolto a Dio, la persona suprema, così come l'acqua va data alla radice. Questo, quindi, per concludere, dobbiamo fare in modo che la Bhagavad Gita indirizzi le attività della nostra quotidiana, della nostra vita quotidiana costantemente. Dobbiamo costantemente affondare la nostra intelligenza nella Bhagavad Gita, studiarla insieme ai devoti, approfondirla praticamente insieme ad altri, sotto la guida esperta di un maestro spirituale. Questo è il segreto del successo, solo questo. Credo che qualcuno abbia scritto sulla chat. Allora, Diana, sbaglio o ci sono anticipazioni sulla lezione di domattina? Mi riferisco al discorso sulle eventuali modalità di offerta e consumo della carne, argomento toccato tangenzialmente dagli Ayurveda Swami. Domani mattina infatti ci sarà una finestra su Mayapur. Una volta ogni due settimane mandiamo in onda una lezione che è stata tenuta a Shirdam Mayapur, il Sancta Sanctorum, il luogo più santo Mayapur, perché è nato Sri Chaitanya Mahaprabhu, è apparso Sri Chaitanya Mahaprabhu. E queste lezioni sono tenute da maestri spirituali, sannyasi, discepoli diretti di Srila Prabhupada, esperti bhakti yogi, insegnanti e praticanti, ovviamente, della bhakti yoga, tradotte in italiano da Bhakti Indiana, la figlia di Marilina, Hare Krishna, che è qui presente. Aspetta, facciamo vedere ad Alex e Diana, mamma di Liliana. Aspetta, perché qui mi sono incartato con... Dov'è? Dov'è? È qui, eccola. Certo, i nostri potenti mezzi non danno la possibilità di percepire, però, insomma, Diana saprà riconoscere sua mamma. Hare Krishna. E anche tutti gli altri amici. Eccoli qua, una carrellata. Poi facciamo un Dolby indietro, una dissolvenza, e mi iscrivo all'Actor Studio. Mayapur si trova in Bengala dell'Ovest, vicino Mayapur. Mayapur, città della misericordia. Maya significa anche misericordia. Sì. Passo Sri Chaitanya Mahaprabhu, la misericordia senza causa di Krishna. Allora, c'era qualcos'altro? La Diana. The Harmonist, sì. La mattina, sempre solito orario, dalle 7:30 alle 7:45, quello è l'orario più o meno. Domani mattina ci sarà già Advaita Maharaj. Allora, la Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sì, The Harmonist, grazie Mataji, mi sfuggiva. Ok. Ah, Sajjana Toshani, ok, poi trasformato in The Harmonist. C'è anche Bhaktin Sara in collegamento. I miei omaggi a tutti voi, tutte le glorie a Srila Prabhupada.
The Harmonist era la rivista pubblicata da Srila Bhaktisiddhanta. E vai, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, chi jai? Ok. Qualcuno vuole dire qualcosa? Su questo argomento? Vita materiale, c'è Aldo che dice tutto difficile, vita materiale è difficilissima. Vita materiale è impossibile proprio. È impossibile. Allora, settimana prossima volta leggeremo il verso 8, qui vi do un'anticipazione. Compi il tuo dovere prescritto, perché l'azione è migliore dell'inazione. Senza agire non è possibile nemmeno mantenere il proprio corpo. Quindi compi il tuo dovere prescritto, perché l'azione è migliore dell'inazione. L'azione in coscienza di Krishna. Hare Krishna. Granta Raja Srimad Bhagavad Gita così com'è, ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Sitanat Premanande Hari Hari Bol. Adesso Damodarashtakam.